Come abbiamo visto negli articoli precedenti, è chiara la distinzione tra la legge, intesa come principio, e la legge fiat. Tuttavia, spesso le persone confondono la legge naturale e con la legge consuetudinaria. Sono tre cose diverse. Considerando anche la legge fiat, abbiamo quindi quattro concetti di legge che si differenziano per la loro origine. Cominciamo dalla legge fiat. Qual è la sua origine? È la volontà arbitraria di chi ha il potere di deciderla, oggi la maggioranza rappresentativa. Dunque la legge Fiat è il risultato sia dell'azione dell'uomo sia del suo disegno razionale, quindi è un ordine positivo. Vediamo la legge naturale. La sua origine starebbe nella natura e quindi non è il risultato né dell'azione dell'uomo né del suo disegno razionale, è un ordine naturale. La legge invece, come già sappiamo, ha origine da uno spontaneo processo evolutivo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo, come la lingua, il denaro. La legge è quindi il risultato dell'azione dell'uomo, ma non è il risultato del disegno dell'uomo, perché è un ordine spontaneo. Infine, la legge consuetudinaria ha origine dal fatto che un certo uso ha prevalso per un lungo periodo di tempo, quindi è diventato una consuetudine. Ora Birindelli si concentra sulla legge con la L maiuscola e descrive l'ipotesi di Hume su come è avvenuto il processo evolutivo e spontaneo che ha condotto alla legge, secondo una serie di stadi. Hume considera il processo evoluzionistico del principio che difende la proprietà privata. Il primo stadio, in assenza di qualsiasi struttura sociale, è una situazione in cui non c'era la proprietà privata. Poi iniziano a formarsi le prime strutture sociali elementari, le famiglie, e il gruppo si allarga anche oltre la famiglia. Si generano situazioni di conflitto a causa della scarsità dei beni materiali. Le persone si rendono conto che l'uso di distinguere quello che è di Tizio da quello che è di Caio contribuiva a ridurre i conflitti. Quindi si giunge a questo secondo stadio in cui la pratica del rispetto della proprietà privata viene gradualmente e spontaneamente introdotta e rispettata perché funziona. Quindi è rispettata non per motivi morali, ma per motivi di interesse. Interesse anche di lungo termine, un interesse illuminato, cioè nel lungo periodo le persone si rendono conto che conviene che sia applicata la regola che io non rubo la tua proprietà e tu non rubi la mia. Nel lungo periodo ci guadagniamo tutti, perché viviamo più tranquilli. Con questa regola, la tutela della proprietà privata, il gruppo riduce i conflitti interni, la società si allarga e prospera, proprio grazie all'osservanza della pratica del rispetto della proprietà privata. Al contrario, i gruppi in cui non si rispetta questo principio, si indeboliscono. Progressivamente poi la società diventa più grande, articolata e complessa e questa relazione di causa-effetto tra il rispetto della proprietà e la prosperità diventa meno evidente agli occhi del singolo individuo. Tuttavia adesso la regola del rispetto della proprietà privata comincia ad essere adottata non più soltanto per motivi di interessi, ma anche per motivi morali. Dunque, terzo stadio, la consuetudine di rispettare la proprietà privata è diventata una regola morale, un principio astratto di giustizia, secondo cui rubare è un'azione sbagliata in sé. Secondo Hume, il principio morale che tutela la proprietà privata è derivata dall'immedesimazione negli interessi della società, cioè la capacità di immedesimarsi negli altri e di provare un sentimento di condanna nei confronti di chi ruba e non rispetta la proprietà degli altri. Quindi è una immedesimazione non soltanto più nei confronti della vittima del furto, ma nei confronti del sistema nel suo complesso, cioè della società. La violazione della regola di comportamento, l'ingiustizia, provoca un sentimento di condanna. Così la convenzione del rispetto della proprietà privata è diventata la legge, un principio di giustizia morale. È questo il processo di selezione naturale, un processo evolutivo che si riferisce agli usi. Gli usi che più di altri riducono la conflittualità interna e migliorano la vita all'interno della collettività, sopravvivono ed evolvono in principi, cioè regole generali di comportamento individuale necessariamente valide per tutti.